Vatorio, naufrago, sei pronto? Pronto, che parla! Si facesse sentire! Sono il numero 87 della Spectrales. Ah, e io sono il numero 33 di Mazzara del Vallo, provincia di Trapani. Siciliano? Come ha fatto ad indovinare? Sono intelligente. E ora dimmi, come ti trovi qui? Bene, non mi posso lamentare, anzi la ringrazio per avermi salvato la vita. Non mi interessa un cavolo se ti trovi bene. Ti ho chiesto come ti trovi qui. E io le ho risposto che mi trovo bene. Se poi a lei non interessa un cavolo, mi vuole spiegare perché me lo chiede? Senti, giovanotto, ti do un consiglio. Noi siamo gente che non scherza. Quindi se tiene la pelle, rispondi a tono. Cosa ti ho domandato? Come mi trovo qui? Cosa rispondi? Male, malissimo, e me ne vado. Prendetelo! Fermo! Chi è? Ma perché si nasconde dietro la persiana? Cosa vuole? Cercare di farmela, Ed ora giù la maschera! Ma questa è la mia faccia naturale! Zitto! Voglio sapere per chi lavori. Per gli Stati Uniti? Per l'Unione Sovietica? O sei a servizio di Sua Maestà Britannica? Ma quale Sua Maestà Britannica? Io ero a mezzo servizio sul peschereccio della buonanima di mio nonno Turi. Poi il mio nonno si incavolò e se la prese con un aeroplano. Ecco, e lo buttò giù. Cosa buttò giù tuo nonno? Sì, sì, un aeroplano. E quando l'aeroplano cadde, mio nonno si indurì e morì. Vuoi dire che tuo nonno ha fatto cadere un aeroplano? Proprio così, e per poco ci cadeva in testa. E che giorno era quando è caduto quest'aereo? Rifletti e rispondi. Un per due, Porto Quattro, Porto San Biagio, Porto San Giorgio, Porto Empedocle. Ah, il giorno in cui è morto mio nonno. Ma questo già lo so. Ma tuo nonno, che giorno è morto? Un per tre. Scivolè. Ah, il giorno in cui cadde l'aereo. Ma insomma, voglio il giorno. Ah, mercoledì 17 luglio, due giorni prima del 15 luglio. Non ne basta ancora. Ma io ti strozzo. Calmatevi, numero 87. Calmatevi. In questi giorni non sono caduti altri aerei. Deve essere proprio quello che cerchiamo. Sei sicuro? Sicurissimo. Allora era proprio il B-57. Senti. E ti ricordi dove è caduto quest'aereo? Certo che mi ricordo, è caduto in mare, vicino al peschereccio. Oh. Grazie. Potete incominciare a chiamarmi numero 86. Ho catturato la pedina chiave del gioco. Voi ci pensate se anziché in mano nostra quest'uomo fosse caduto in mano ai russi? O agli americani? O agli inglesi? Tu ci pensi, eh? Certo che ci penso. Ammazzatelo! No! Non potete! Io non conosco né aeroplani né sottomarini. Ma che cosa me volete Zitto! Fare? Vedi, amico mio, tu ne sai già di troppo. Se ti catturasse la concorrenza, ti farebbe parlare e si fregherebbe la bomba. Ora, siccome io voglio che tu non parli, ti... Ma di quale bomba state parlando? Ma io non ne so niente. Mentre voi lo uccidete, io vado a dare la grande notizia al numero uno. Ma che... dove va? Ma che pazzo! Senti, ma... No, non voglio essere ammazzato, voglio andarmene a casa. Lasciatemi, assassini.